Un saluto dal vostro amato, amatissimo bianco nero. Come va, come state? Comunque, dunque, la Juventus vince 3-0 contro il Bologna. Tre gol di Vlaovic, Milik, ma soprattutto di Kostic. Kostic, il neo acquistato alla Juventus. Il primo gol con la maglia bianconera. Tre gol di questi giocatori. Dai, direi che la Juventus. Questa sera direi che ha meritato di vincere perché ha gestito un buon possesso palo, un buon possesso tattico, un buon possesso sfera. C'è stato tanto equilibrio fra le squadre Juventus e Bologna per cui non ci sono ragioni per descrivere al meglio questa partita. La Juventus ritorna alla vittoria dopo tante partite pareggiate perse come l'Inter. Forse l'Inter sta meglio di noi per adesso anche se è stata umiliata dalla Roma di Mourinho. Dura 1. Però la Juventus ha avuto delle battitacce, specialmente con il Monza 1-0. Ma bellissima partita del Monza! È molto meritata quella bellissima vittoria. Ma soprattutto il Monza, questa squadra qui oggi pomeriggio ha battuto la Sampdoria di Giampaoli 3-0. Il Monza è un risultato eccezionale. It's amazing. È qualcosa di straordinario per il Monza. Batta la 3-0. Comunque ha vinto anche la Lazio. 4 o 5 gol assegnati contro lo Spezia. Il Lecce Empoli-Lecce. Il Lecce Empoli terminato sull'1-1. Se non erro, poi l'Atalanta che batte 1-0 la Fiorentina. E infine la Salernitana, che viene mh, umiliata da Sassuolo 5-0. Ma poi ci siamo noi, Juventus 3, Bologna 0. Partita vinta, tre punti messi in cassaforte e finalmente speriamo di rialzarci e camminare e correre sulla nostra breccia importante. Dunque, il video finisce qui, fatemi sapere. Il Bianco dice: Non tocchiamo mai i fondi. Il Bianco dice: Non tocchiamo mai il fondo. Il dice, mai il fondo. E, e domani ci sarà un video molto importante da registrare. Per cui non mancate, la Juventus ha vinto. Riuscirà a vincere anche le altre partite? Ma dipende tutto da Allegri.